Il turismo balneare italiano riparte da Castiglione della Pescaia. Qui ieri si è aperto il G20 delle spiagge, il summit delle 20 principali località balneari del nostro paese, che insieme accolgono più di 70 milioni di turisti all'anno. Tra quelle toscane rappresentate ci sono anche Grosseto, Orbetello e Viareggio. Tre giorni di incontri tra i più importanti player turistici italiani sulle tematiche più di attualità per il settore, a partire dalla sfida della sostenibilità ambientale. L'occasione è quella sempre di mantenersi un confronto costante con tutte le amministrazioni, individuare quelli che sono progetti e gli obiettivi che dobbiamo raggiungere insieme, e quello, il tema della sostenibilità e dell'accessibilità, è il tema di questa seconda edizione sulla quale insomma ci sarà impegno da parte di tutti. L'obiettivo è quello di rendere le nostre coste sostenibili e accessibili. In occasione dell'apertura del G20 delle spiagge è stato firmato il protocollo di intesa con Enit per la promozione delle località balneari, una destinazione turistica sempre più amata dagli stranieri, che nel 2018 hanno speso per le vacanze in Italia al mare oltre 6 miliardi di euro. Oggi firmiamo un protocollo perché il turismo balneare rappresenta una delle fonti importanti, se non straordinarie, di turisti non soltanto italiani ma anche stranieri, perché più o meno rappresentano circa un terzo di tutte le presenze di turisti italiani e stranieri in Italia, per cui è importante lavorare insieme, noi come agenzia di promozione nazionale nel mondo, di fare in modo che quindi il turismo balneare continui a crescere. Il turismo balneare permette di conoscere e di far conoscere tutte le nostre coste, partendo ovviamente da quelle che sono le aree che sono già più conosciute, che sono più attrezzate anche per accogliere turisti da ogni parte del mondo. La Toscana, tra le destinazioni top del turismo blu in Italia, non poteva che essere in prima fila per il rilancio del settore. Noi abbiamo aggregato 12 ambiti dei 28 della legge, 132 comuni, quasi la metà dei comuni della regione, per costruire un'unica destinazione sostenibile. Questo vuol dire promuoversi a livello internazionale come destinazione sostenibile. Lo sapete, molti del pubblico nord europeo, nord americano sono molto attenti, sono disposti a spendere fino al 5% in più per avere una vacanza sostenibile, ma oltre che promuoversi è necessario anche avere delle politiche di offerta che qualificano la destinazione come sostenibile. Quindi dobbiamo lavorare con le ferrovie, dobbiamo lavorare col car sharing elettrico, dobbiamo lavorare con l'Enel, dobbiamo lavorare con la leva degli aiuti alle imprese tramite San Paolo Intesa, per esempio, che è un fondo dedicato al turismo, per permettere l'innovazione dell'offerta. Dalla mobilità sostenibile alle spiagge plastic free sono tante le iniziative messe in campo dalla Toscana per un turismo costiero più attento all'ambiente. La Toscana punta anche sulla sostenibilità per rilanciare le spiagge? Indubbiamente, noi abbiamo parlato di ciclovia litorale, abbiamo parlato di interventi che contrastino l'erosione. È necessario che da un punto di vista ambientale l'accesso alla spiaggia, al mare, sia sostenibile, non sia devastato magari da interventi che possono, in nome del turismo da diporto, realizzare troppi attrattivi e conseguentemente rivoluzionare un po' quello che è l'equilibrio ambientale. Ma devo dire che la Toscana sotto questo aspetto ha normative che riescono a tutelare. Il G20 si apre anche al confronto con il turismo accessibile, rendere sempre più accessibili le spiagge, gli stabilimenti balneari e tutte le strutture sulla costa è vitale per il futuro del settore. L'accessibilità non deve essere vissuta solo come un obbligo normativo, ma è una grande opportunità economica, quindi bisogna che cambiamo questo paradigma dell'accessibilità come rispetto delle norme per farlo diventare un centro di profitto per le aziende. Fare un'accessibilità fatta bene significa avere più clienti, avere più ospiti, ma significa anche avere più comfort per i propri cittadini. L'obiettivo della sostenibilità si realizza anche coinvolgendo le realtà principali attive sul territorio come Lega Ambiente. Noi raccontiamo da anni i comuni toscani che sono cinque vele e che sono anche apprezzati appunto dal turismo. Oggi dobbiamo scommettere e guardare in avanti su un'offerta sempre più di qualità, anche capace di anticipare un po' delle scelte necessarie per via dei cambiamenti climatici in atto.